Siamo dati Gesù e Maria. Sempre siamo dati. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la Santa Messa prefestiva della seconda domenica di Pasqua, chiamata anche Domenica in Apis e soprattutto chiamata anche, da quando San Giovanni Paolo II ha istituito tale festa, Festa della Divina Misericordia. Ecco, noi sacerdoti, da quando è stata istituita questa festa, abbiamo l'omelia obbligata in questa domenica. Subito perché vedete davanti ai miei occhi c'è un'immagine di Gesù, non è stata messa così tanto per folklore, perché quella è l'immagine della Divina Misericordia. Da dove viene la festa di oggi? Negli anni 30 Gesù in Polonia apparve ad una umile suora, suor Faustina Kowalska, nata nel 1905 e morta nel 1938 a 33 anni, e le disse, le apparve in questo modo, quindi Gesù bellissimo, quindi glorioso, quindi risorto, con la fascia bianca quasi all'altezza del petto e con le dita sul cuore, da cui sprigionavano due raggi, bianco e rosso. E disse a questa suora: guarda, devi farti leggere un'immagine così come l'hai visto. Non vi dico quanti pittori si sono messi a cimentare, poi alla fine dice che questa gli assomiglia abbastanza, insomma, però rendere la bellezza di Gesù è molto difficile. E poi disse: chiunque venererà questa immagine reciterà una coroncina particolare, non so chi di voi la conosce, che è la coroncina della Divina Misericordia, e otterrà da me grandi grazie. E chiese a Santa Faustina di dire al Papa che lui voleva che la prima domenica dopo Pasqua fosse istituita la festa della Divina Misericordia, in cui i sacerdoti parlassero ai fedeli, con tutto l'amore possibile, della misericordia divina, di che cos'è e soprattutto di come si fa ad andare a tingere alla fonte della Divina Misericordia. Ecco perché abbiamo una predica obbligata. Per lo più, come sapete, da poco è finito l'anno della misericordia, quindi c'è un motivo per cui quest'anno della misericordia è stato celebrato, perché questo è il primo attributo della divinità, il più importante di tutti, e ringraziamo che esiste la misericordia, altrimenti saremmo tutti spacciati. Deve però essere ben compreso e ben vissuto da noi, perché ci sono false idee della Divina Misericordia che, anziché dare un aiuto, come dire, per tirarci fuori dai guai e portarci in paradiso, diventano, è una beffa nei confronti dell'amore di Dio, un'autostrada per l'inferno, capite? Perché niente come questa dottrina deve essere ben compresa perché possa essere per noi salutare. Allora, rapidamente, che cos'è la Divina Misericordia? La Divina Misericordia non è altro che l'amore di Dio, in quanto si fa compassione solidale nei confronti delle miserie degli uomini. Misericordia contiene dentro il nome stesso il termine miseria. Quali sono le miserie? Sono le nostre povertà, le nostre condizioni legate alla nostra natura umana. Voi sapete che si sta parlando di misericordia corporale. Il fatto che noi dobbiamo mangiare tutti i giorni, ci avete mai pensato? È una miseria, perché anche chi è goloso e mangia per gusto, cioè anche se uno non mangia per gusto, deve mangiare per forza, e se non mangia, se non c'è da mangiare, sta male, si muore di fame, capite? Ecco, vi faccio un esempio: secondo voi Gesù risorto, adesso che sta in cielo, seduto alla destra del Padre, con il suo corpo glorificato, c'ha fame? Mangia nel paradiso? Sì o no? No, non mangia nel paradiso, perché un corpo glorificato è liberato da questa miseria consistente nella necessità di mangiare e tante altre cose. Ma qual è la più grande miseria che ha l'uomo, l'essere umano? La più grande, che è l'unica vera miseria da cui tutte le altre miserie dipendono, è il peccato. È il peccato. Voi sapete purtroppo però che noi oggi viviamo in un contesto sociale, non l'ho sentito dire tantissime volte, perché guardate, se non c'è uno scatto su questo punto, la nostra vita cristiana non può decollare. Noi viviamo in un tempo in cui il senso del peccato non ci sta più, quindi quest'opera grandiosa di Gesù, che è la Divina Misericordia, viene praticamente quasi del tutto vanificata, perché se io non sento di essere peccatore, non sono cosciente di avere dei peccati da farmi perdonare da Dio e che sono la causa reale
di tutto il male che c'è in me e intorno a me, tutta sta divina misericordia a che serve? Rimane, come dire, sospesa, quasi rimessa ancora attaccata in croce, non transita fino a noi, non ci salva, non ci risana, non ci guarisce. Allora, numero uno, c'è un sacramento che c'è la divina misericordia? Sì, c'è un sacramento. Qual è il sacramento della divina misericordia secondo voi? È la confessione. Lo sapete che molta gente dice: ah, ma io non vado a confessare i preti, e sei matto, che te vai a confessare i preti? Quelli preti sono peggio di te, ci hanno torto, ci hanno ragione, questo lasciamo decidere al nostro Signore. Ma non si può fare una cosa di questo genere, perché abbiamo sentito chi ha istituito il sacramento della misericordia. È Gesù. Avete sentito il Vangelo? La sera di Pasqua Gesù appare e dice: pace a voi. Vedremo se poi ci sarà tempo di approfondire questa parola. E poi cosa dice? Ricevete lo Spirito Santo, lo sta dicendo agli apostoli, a chi rimetterete voi i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi, secondo voi, è possibile confessarsi direttamente da Gesù Cristo? Che dico? Prima ando a dormire, mi faccio l'esame di coscienza e dico: senti Gesù, oggi se io lo dico, ho fatto questo, questo e questo, perdonami. Si può fare secondo voi? Non si può fare. Non perché Gesù ha detto che non si può fare, se no non avrebbe detto queste cose agli apostoli. Lui perdona i nostri peccati attraverso i suoi apostoli, attraverso questo sacramento che la Chiesa ha sempre insegnato è l'unica via ordinaria per ottenere la remissione dei peccati, e quindi deve essere ben celebrato da noi. Dobbiamo passare attraverso questa cosa, a prescindere dalla dignità e dalla santità di chi lo amministra. Voi penso che sappiate, spero che siate formati, no? Quando un sacerdote celebra un sacramento, per esempio, quando un sacerdote predica, come adesso sto facendo io, la sua predica non è garantita da Dio. Cioè, quello che io dico adesso possono essere delle cose buone se la predica me la sono preparata, se cerco di fare una vita di vicinanza con il Signore, di preghiera, e quindi quando parlo non dico cose mie, ma si spera che sia in qualche modo ispirato da Dio. Quindi una predica, che sia ben fatta o mal fatta, in parte dipende dall'umanità del sacerdote. Ma tra poco io mi sposto dall'altra parte, e quando io dico: questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, e questo è il sangue della nuova alleanza, eccetera eccetera, se io sono buono, cattivo, se prego, se non prego, non conta nulla, perché in quel momento è Gesù che agisce attraverso di me. Lo capite questo qui? Quindi quando un sacerdote entra in confessionale, quando ti assolve, non è lui che ti assolve, né la capacità di assolverti dipende dal fatto che, ma se quello è più peccatore di me, come va a assolvermi? Non c'entra nulla, perché nel momento in cui pronuncia la formula dell'assoluzione, non è lui che parla, perché un uomo non può rimettere i peccati, ma è Gesù che usa la sua umanità per assolverti. Voi vi confessate qualche volta, spero, no? Che vi dice il sacerdote? Che ti dice? Gesù ti assolve, oppure ti dice: io ti assolvo i tuoi peccati? Cosa dice il sacerdote? Dice: io no? E chi è che ti assolve? Don Felipe o Don Leonardo? Io secondo voi posso assolvere qualcuno dai peccati? No, parlo in prima persona, perché in quel momento non sono io che parlo, è Gesù che parla attraverso di me, per quello che ha detto nel Vangelo: a chi rimetterete? Per questi sono i sacramenti, capite? Allora voi capite che se non celebriamo bene i sacramenti, noi siamo morti, perché tutto quello che Gesù ha fatto in croce passa a noi attraverso i sacramenti. Chi scavalca i sacramenti è fuori dal circuito di grazia che Gesù ci ha procurato con tutte queste sofferenze. Allora, la confessione è un sacramento però un pochino difficile, perché non dipende solo dal sacerdote che dice: io ti assolvo dei tuoi peccati, ma la confessione molto dipende da noi, cioè da come la prepariamo e da come ci confessiamo. Se voi leggete il sacramento di San Pio X, il catechismo di San Pio X, che dovrebbe, a mio avviso, essere più diffuso e più ripristinato, perché oggi abbiamo dimenticato a volte anche l'ABC della fede, voi sapete che ti dice: per fare una buona confessione ci vogliono 5 condizioni. Non ve le dico, eh? La prima, voi man mano che le dico, perché io questa la faccio bene: fare bene l'esame di coscienza. Cioè, io non posso entrare in confessionale così,
vedo la lucetta accesa, vedo il prete, poi mi vado a confessare. Fermo. Che gli vai a raccontare il prete? Cioè, la confessione va preparata, cioè io mi devo mettere davanti alla legge di Dio, ai 10 comandamenti, a tutti e 10, capite? Anzitutto, e chiedermi, l'ho osservato bene il primo comandamento, ma quali sono i peccati contro il primo comandamento? Voi li sapreste dire? Contro il secondo, contro il terzo, contro il quarto, contro il quinto e contro il sesto. Ora, io per darmi una mano, fin da quando sono arrivato, sui tavoletti della buona stampa ci sono due opuscoletti che servono per preparare la confessione. Che cosa ci sta scritto lì dentro? Ci stanno 10 comandamenti e sotto ogni comandamento ci sta: hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo. Perché? Perché se io non sono consapevole che commetto alcuni peccati, devo prendere coscienza. Perché anche se io non ne sono consapevole, se una cosa è male, quella cosa fa male a me, fa male a tutti, sia che io ne sono cosciente, sia che io non ne sono cosciente. Allora la conversione, la prima cosa per cui passa è la presa di coscienza dei peccati che sto facendo. Questa è la prima cosa. Ecco perché fare bene un esame di coscienza. La seconda, dopo che io ne ho preso coscienza, diceva sempre il catechismo di San Pio X, i peccati si devono confessare tutti e bene. Non posso dire, questo al prete glielo dico, quest'altro non glielo dico perché mi vergogno, oppure quest'altro non glielo dico perché se gli dico questo che è troppo grosso, questo mi farà la palla di campo e io ho paura. Se uno fa così, la confessione non funziona. Esci dal confessionale, non solo che non sei assolto, ma peggio di come sei entrato, se i peccati non li dici tutti. La terza cosa, ci vuole il pentimento sincero, cioè ti dispiace di aver commesso dei peccati, ma hai il fermo proposito di non commetterli più. Cosa ho detto io tante volte? Se io incontro, non vuoi che siete bravi che da messa la domenica, se io incontro un mio carissimo fedele in giro e mi dice guardi padre io a messa non ci vengo, io non gli dico niente. Non perché gli do la dispensa dal terzo comandamento, perché io non posso dare dispense dal terzo comandamento, ma perché il Signore vuole che quel mio caro fedele ci arrivi da solo, che è importante andare a messa e non mancare, perché questo è peccato, d'accordo? Però se un sacerdote ascolta una confessione dove uno gli dice padre io a messa non ci vado, allora qui bisogna farsi un attimo due chiacchiere, cambia completamente il contesto. Perché se tu vai a confessare, seguitemi bene, e a messa non ci vai e non hai nessuna intenzione di rimetterti, come dire, in regola, perdonatemi il termine, cioè vado a confessare, ma domenica prossima io sarò attento ad osservare il precetto domenicale. Se questa cosa non c'è, perché ci vuole il pentimento dei peccati e il proposito di non commetterli più, la confessione non funziona. Non esco assolto, capite? Esco come sono entrato. Perché? Perché la misericordia di Dio, Dio perdona qualunque peccato. Voi pensate ai peccati più orribili che si possano commettere, pensate, non so, gli aborti, pensate alle cose più brutte che si possano fare. Non esiste peccato tanto grande che la divina misericordia non perdoni. A chi è pentito e lo confessa con sincerità. Sono queste due condizioni, capite? La confessione integra il pentimento. Voi sapete quante chiacchiere che fanno i mass media, a volte travisando anche alcune espressioni del Papa su stipori divorziati e risposati. Io sono diventato, l'ho detto tante volte, quasi un avvocato, perché sembra che i divorziati e risposati non possono fare la comunione per castigo, siccome tu sei un grande peccatore, come punizione niente comunione. Ma guardate che non è così. Voi lo sapete perché i divorziati e risposati che non vivono poi come Santa Madre Chiesa insegna, perché se lo vivono anche loro possono accedere alla comunione, perché non possono ordinariamente fare la comunione? Per un motivo molto semplice. La sessualità, secondo la dottrina cattolica, si può vivere soltanto dentro il sacramento del matrimonio. Anche questo è ampia materia di esame di coscienza, perché i giovani ci credono più a queste cose. Qualunque atto sessuale compiuto fuori del matrimonio è peccato mortale, da parte di tutti, single, fidanzati, chiunque. Capite? Allora, se io ho un matrimonio alle spalle e vado a vivere con un'altra persona, io non ci posso fare niente. Capite in che senso? Se sto in una situazione di convivenza come marito e moglie senza essere sposato, non è che io non mi faccio la comunione perché sono punito, io non posso fare la comunione perché non posso essere assolto. Capite?
Se un sacerdote in confessionale incontra una persona che tradisce il marito o la moglie, prima di assolverlo deve dirgli: oh, hai troncato questa relazione, se no la soluzione non c'è. Perché capite? Non si può essere assolti da una situazione di peccato da cui non si è preso le distanze, capite? Allora, se quella coppia non ha intenzione di vivere in castità, non è che è la punizione che non fa la comunione non la fa perché non può ricevere la soluzione, e non perché non funziona la divina misericordia, ma perché non funziona la disposizione di quel cuore per riceverla. Perché per riceverla, vi ripeto, per confessarsi bene, occorrono queste due cose: riconoscere un peccato come tale, confessarlo chiamandolo per nome, con sincero pentimento. Mi dispiace di averlo fatto e propongo di non farlo più. Allora capite che perché la misericordia di Dio ci coinvolga nella nostra vita, e chiudo, ci vogliono queste cose. Primo, che impariamo a fare bene l'esame di coscienza. Secondo, che riconosciamo la confessione come sacramento necessario e da celebrare bene, perché istituito da Gesù. Gesù è morto in croce per istituire questo sacramento. Capite? Terzo, che impariamo a frequentarlo assiduamente, chiamando i peccati per nome, ripensando anche, capite, a volte capita che uno magari ha fatto dei peccati molto gravi, di cui prende coscienza molto tardi, magari l'ha fatto in gioventù, magari l'ha fatto 30 anni fa e non li ha mai confessati, quindi devono essere confessati. Tutti vanno confessati, quelli di cui mi affiorano la coscienza dopo un esame di coscienza. E con pentimento sincero. Quando ci sono queste condizioni, Gesù è strafelice di inondarci della sua misericordia e di darci la veste nuova. Una volta che uno ha vissuto il perdono dei peccati, sente la verità delle parole che Gesù pronuncia il giorno di Pasqua: pace a voi. Ricordate, fino a quando non siamo perfettamente riconciliati con Dio e ci abbiamo sulla coscienza anche solo un peccato grave non riconciliato, la pace non la troveremo mai, qualunque cosa accada nella nostra vita. Teniamo sempre presente che se non stiamo perfettamente in pace, vuol dire che non stiamo perfettamente in pace con Dio. Ecco, accogliamo la divina misericordia, lasciamoci da essa plasmare e trasformare, diamo a Gesù la gioia, di vedere che tutti i suoi dolori e tutte le sue sofferenze sono fruttuose ed efficaci per noi. Ci disponiamo ad accogliere santamente la divina misericordia. Siamo dati Gesù e Maria. Sempre.